Buonasera amici vicini e lontani del notiziario delle Eolie, siamo al secondo incontro dei pomeriggi culturali eoliani 2014. Stasera siamo in una location speciale, siamo presso la tenuta di Castellaro a Quattro Pani, infatti vedete tutti i vini alle mie spalle, e con me c'è Gian Antonio Stella, noto editorialista del Corriere della Sera e affezionato relatore del Centro Studi. Buonasera Gian Antonio. Buonasera a voi. Siamo stasera, Gian Antonio è con noi per presentare il libro Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli, che vedete qui, la guerra infinita alla burocrazia, che è un divertente reportage sulle assurdità della burocrazia italiana. Divertente e spaventoso, perché le due cose vanno insieme. Assolutamente, è molto bello anche il titolo, puoi dirci come mai avete scelto questo titolo? Ma il titolo non è mio, magari fosse mio. Il titolo è di quel genio di Marcello Marchesi, l'ha fatto circa mezzo secolo fa, e prendeva in giro quella frase famosissima del Risorgimento di Vittorio Alfieri: bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli. Ed è la sintesi di quello che è oggi l'Italia. Sì, infatti anche diciamo questo libro è un libro comico, come dicevi prima, ma è un riso amaro, per fare un'altra citazione. Infatti, quanto ci costa questa burocrazia italiana? Ci costa, secondo un dossier di Confindustria dedicato proprio a questo tema, circa 70 miliardi l'anno. Per capirci, 15 volte l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. È una somma immensa. E se noi riuscissimo a renderla, anche fosse soltanto a dimezzare questi costi burocratici, sarebbero 35 miliardi di euro, insomma un risparmio enorme per le nostre finanze. Ma come dici nel libro molto bene, ci hanno provato in tanti e da tanto tempo. Come mai non si riesce a sbloccare la situazione? Hai qualche idea? Beh, certo che ho qualche idea. Qui la classe politica è stata sempre più scarsa, è diventata sempre più scarsa e più mediocre, e quindi è rimasta prigioniera di queste regole insensate, e per venirne a capo, per fare qualcosa che abbia un senso, è costretta a diventare schiava, letteralmente schiava, di capi di gabinetto, capi dell'ufficio legislativo, eccetera. Eccetera. Questi altissimi dirigenti a loro volta a quel punto non hanno nessun interesse a fare le riforme. Tanto per capirci, qui siamo in Sicilia, è stato recentemente proposto di abbassare, poi vedremo se succederà, a 240 mila euro lo stipendio massimo di funzionari dell'ARS, l'Assemblea regionale siciliana. 240 mila euro è più di quello che prende il capo dello Stato. Ora, che questi fortunati funzionari possano aver voglia di fare una riforma che gli toglie questo potere enorme di guadagnare più del Presidente della Repubblica non ha senso. Cioè, il loro interesse è mettersi di traverso a qualunque riforma. Se poi prendi come segretario generale dell'ARS, e cito Rosario Crocetta, perché l'accusa parte addirittura da Rosario Crocetta, se poi prendi 650 mila euro l'anno, è chiaro che non hai nessuna voglia di aiutare il cambiamento, e questo diventa un enorme problema. Grazie Gian Antonio, sia per tutto il lavoro che fai anche per il Centro Studi Eoliano, e buonasera a tutti gli amici vicini e lontani del Centro Studi. Noi lavoriamo con Carla a nome del Centro Studi, che farà una breve introduzione. Anzitutto buonasera e benvenuti a questo secondo appuntamento dei pomeriggi culturali del Centro Studi per la storia 2014. Questa sera l'occasione, e tra l'altro anche secondo me la location, non è casuale, perché ci troviamo in un ambiente che potrebbe essere alquanto... Certamente qualificano, certamente devono ringraziare l'autore di questo lettore. Comunque devo dire onestamente che non deve essere pensata come una considerazione, diciamo, di forma. Mi fa particolarmente